Un vecchio proverbio dice: sbagliando si impara. Non essere all'altezza, non essere in grado di fare qualcosa e fallire, sono preoccupazioni comuni che possono sviluppare ansia e incertezza. La paura di sbagliare ci mette in contatto con i nostri limiti e le nostre mancanze, ci mette di fronte ad una verità, quella di non essere perfetti e di poter deludere noi stessi e l'altro. La paura di sbagliare inizia sin da piccoli. Può capitare, ad esempio, che si venga investiti da una serie di richieste e aspettative di fronte alle quali si ha la sensazione di sentirsi inadeguati e non in grado di farvi fronte. Sentirsi costantemente derisi, umiliati, criticati, svalutati, non accettati per quello che si è, oppure essere eccessivamente soffocati e protetti da parte di una figura di riferimento, potrebbe portare il bambino a sviluppare in età adulta una costante preoccupazione di sbagliare o di essere inadeguato nell'ambito lavorativo, affettivo o con gli amici. Alcuni bambini si convincono in questo modo che per essere amati devono essere perfetti, arrivando a plasmarsi secondo le aspettative dei propri genitori, costruendo così un'immagine di sé falsa. Cercare di essere all'altezza di un'immagine di sé non veritiera è frustrante, dopo essere stati per tanto tempo la brava bambina o il bravo bambino. Il non permettersi di sbagliare e imparare da quell'errore porta a delle conseguenze, in alcuni casi disastrose. Nelle varie attività terapeutiche svolte questo mese dal gruppo ANSOS, ci siamo focalizzati molto su come le criticità del passato possono forgiare le nostre esperienze future. Durante la nostra vita tutti quanti andiamo incontro a degli errori. Ciò che è mancato a noi è stato il coraggio, ma sono mancati anche gli strumenti per riuscire ad affrontare tali sbagli e capire quindi di avere dei limiti e di poterli superare. La droga o l'alcol, purtroppo, sono stati visti come l'unica via di uscita per mostrare le nostre fragilità, per capire e alcune volte per far capire agli altri che eravamo imperfetti e bisognosi d'aiuto anche noi. Un membro del nostro gruppo ci ha raccontato che I miei sbagli e il rapporto con essi, la ricerca della perfezione, mi hanno portato a raggiungere risultati notevoli nello studio, nelle attività quotidiane, ma mi hanno anche portata a sviluppare una malattia lenta e mortale. ciò che ci ha colpito è stata la sua paura di mostrarsi fragile e imperfetta. Tanti tra di noi si sono rivisti in quella storia, traendo spunto per delle riflessioni personali. Intraprendere un percorso terapeutico non è affatto semplice e non tutti trovano il coraggio di mettersi in discussione. Dover scavare dentro di sé non è facile, ma la sofferenza rappresenta la parte iniziale del cammino di cura. Il percorso che ognuno di noi sta portando avanti all'interno del CUFRAD ci sta dando la possibilità di sperimentarci in maniera più autentica rispetto ai nostri limiti, ma anche potenzialità. Il confronto con l'altro ci fornisce una prospettiva diversa dalla quale guardare la nostra storia di vita. I progressi ottenuti nel corso del tempo sono la dimostrazione che è possibile lavorare su se stessi e con gli strumenti giusti indirizzarci verso il cambiamento. I colloqui che effettuiamo con gli operatori accrescono in noi la consapevolezza della nostra problematica di abuso e ci consentono di elaborare il passato, analizzando le criticità, gli eventi che hanno causato la nostra sofferenza ed il modo in cui li abbiamo affrontati. Impariamo ad accettare la possibilità di sbagliare, ma anche a non permettere che gli errori commessi invalidino quanto di buono abbiamo e stiamo perseguendo. Nella vita tutti sbagliamo, ma si può imparare dai propri errori per non commetterne altri. Rafforzando le nostre risorse interne, quello che prima ci distruggeva ora diventa motivo di discussione e miglioramento. Grazie anche all'ascolto reciproco e allo scambio di vissuti, abbiamo la possibilità di instaurare relazioni sane, fondate sulla condivisione e sulla fiducia, così da riuscire a tollerare anche i rimandi rispetto a quelle parti di noi che ancora fatichiamo a riconoscere. A poco ci scopriamo finalmente consapevoli delle nostre fragilità, riuscendo ad accettare anche le nostre piccole o grandi imperfezioni.